Amici di Salus Bellatrix, buonasera, benvenuti. Questa è la conferenza del 13 dell'Associazione Salus Bellatrix. Oggi è il 13 dicembre, quindi è una giornata particolare. Beh, intanto sono i miei primi 60 anni che compio oggi. Ah, oggi? Oggi. No, auguri. E ovviamente è il compleanno anche di Salus Bellatrix, perché abbiamo iniziato il 13 dicembre del 2009, quindi per 11 anni e siamo arrivati a questa sera, il 13 dicembre. Ho il piacere di avere con noi un ospite speciale che è stato già in associazione parecchi anni fa, con una bellissima conferenza, me lo ricordo ancora il titolo Il dente avvelenato. Parliamo del dottor Antonio Miklavec, odontoiatra, ricercatore, scrittore. E infatti questa sera ho voluto intitolare la serata da euroschiavi a schiavi Covid, ossia dalla truffa alla tragedia, come avete messo voi sulla vostra ultima edizione di Euroschiavi, perché forse non tutti lo sanno che Antonio è coautore insieme a Marco Della Luna del libro Euroschiavi. Anche Marco è stato uno dei nostri primi relatori ancora nel lontanissimo 2010. Io vorrei lasciare la parola ad Antonio. Vi ringrazio tutti per la visione di questa piccola registrazione che vi abbiamo fatto come regalo, visto che nessuno di noi si può muovere, ma non volevamo mancare proprio in chiusura di anno alla nostra conferenza del 13, quindi a te, Antonio. Francesca, piacere vederti, poi al 60esimo è una cosa molto particolare, molto simpatica. Mi sto vedendo sullo schermo e accidenti come si invecchia, gli anni passano e è incredibile. E io sono partito come medico per capire come funzionava il corpo e la mente e è una riunione che c'era 3 mesi fa a Udine col 2020 con la Saria Cunial. Era in piazza, nella piazza principale di Udine, in piazza Primo Maggio, c'erano da noi 300 persone disperse sulla collina della piazza, dove c'è una bella fontana, dietro noi c'erano 5 corpi di polizia, carabiniera, guardia di finanza, Radigos, non so cosa, erano 5, molto tranquilli, e si alternavano i relatori, e quando ho toccato a me sono salito e ho detto, io mi sono visto impotente, perché e ho detto la medicina è morta e mi sono messo a piangere ed è finita il mio intervento è finito lì. Sono parecchio vergognato, però mi sentivo veramente impotente. Ci sei, Francesca? Non ti vedo più. Sì, ci Ci sono. sei? Ogni tanto mi disattivo per non distrarre le persone, quindi. Ma no, ho piacere di vederti, ma no, io devo parlare con qualcuno, se no. Ah, va bene, Sono nato per comunicare, per condividere, e il fatto di non poter condividere mi pesa moltissimo, di non poter abbracciare, toccare, vedere, certamente è una cosa terribile. E quello che vorresti fare tu oggi è trovare un filo che conduca, un filo che unisca quello che scrissi nel 2000 e mi sembra ormai sei. Il tutto nacque da 100 fogli in PowerPoint che io mandai a Marco Della Luna, che avevo incontrato a un convegno, e gli ho detto per piacere mettilo a posto, vorrei pubblicarlo e correggi quello che va tolto, se no che non mi arrestino, no? E lui ha tolto delle frasi tipo Ciampi lava più bianco, perché il governatore della Banca d'Italia in effetti compie il primo grande riciclaggio perché prende in carico dei titoli di Stato senza garanzie e crea del denaro. Tra l'altro, io oggi vorrei essere presente come giornalista, non come medico. Che bel gattone! Perché 2 procedimenti disciplinari, uno dei medici, perché ho fatto una piccola intervistina ancora ad aprile, in tempi non sospetti sul Covid, intervistina che ha avuto circa 1 milione di share. Ed ero io uno dei primi che, assieme a Francesco Oliviero, che abbiamo detto quello che pensano in tanti ormai, quelli che pensano, perché io ho un amico che la pensa come me. L'ospedaliero gli ho chiesto, ma i tuoi colleghi cosa pensano? Mi ha guardato e poi fa, non pensano. Va bene. E quindi io da giornalista e non da medico, anche perché i procedimenti disciplinari ho in piedi, ho famiglia, quindi sono delle cose di cui noi medici non possiamo assolutamente parlare perché veniamo radiati immediatamente.
e quindi parlerò molto molto bene delle vaccinazioni, che sono cose molto buone, che vanno assolutamente fatte, bisogna vaccinarsi contro tutto. Guarda, mi sono messa già in fila, quindi... Anche perché, sì, veramente, poi queste vaccinazioni sono veramente intelligenti, hanno l'RNA che va nelle cellule, lì fa moltiplicare il virus che poi ci invade, e da lì va a infettare, cioè immunizzare gli altri, quindi roba da, come dice Oliviero, transumanesimo, non sono a mio avviso neanche più vaccini. Io ho un'azienda omeopatica, tu lo sai, si chiamava CSM Omeopatici, e ho creato 200 vaccini omeopatici regolarmente registrati al Ministero della Sanità e venduti per 20 anni, prima che Lorenzin, la liceale, Lorenzin facesse una bellissima legge, ci hanno tassati di 4 milioni, e abbiamo chiuso l'azienda, erano prodotti ancora fatti a mano in Germania, secondo le vecchie tradizioni. Quindi anche l'omeopatia è morta, almeno per me, perché lì sapevo cosa facevo, dove venivano i prodotti. Pensa che avevano una vecchia nosodoteca, cioè una teca con questi antigeni, li chiamano adesso, hanno altro che nosodi, cioè veleni, con le antiche 200 anni, perché ne basta molto poco. Ogni volta c'era veleno di vipera, l'ipecacuana, che è un'erba che... Ipecacuana in peruviano vuol dire l'erba che fa il buco nella testa alle oche, perché le oche quando la mangiavano si avvelenavano, veniva un'emorragia e si perforava la teca cranica. Ecco, c'era un originale, perché ultimamente le normative avevano vietato di avere quella originale ed era chimica, quindi anche l'omeopatia stava diventando chimica. Quindi veramente sta morendo, purtroppo, la medicina, quella d'urgenza. Mia moglie è anestesista, lavora anche in terapia intensiva qui a Udine con quella bellissima persona che ha amato De Monte, che ha avuto il coraggio di utilizzare l'ozonoterapia, anche quando non era protocollo. Adesso non so se sia protocollo o no, però noi medici che abbiamo un po' di inventiva veniamo bloccati, castrati, e che è veramente molto pesante e smonante, perché l'inventore è uno che non segue sempre le regole, anzi le mette in dubbio. Dopo fatto il progresso, mettere in dubbio, uscire con un'idea, e poi saranno gli altri a farti vedere che l'hai sbagliata. Ma se al di là di tutta l'articolo 21 della Costituzione, il giuramento di Ippocrate, i diritti dell'uomo, quello che vuoi tu, non c'è più libertà di opinione, allora i giochi sono finiti. Allora veramente la medicina, come la vedo io, è morta, perché la medicina vera deve integrare le belle cose della terapia intensiva, dove intervieni con un attack, vedi dov'è, tagli, metti uno stunt, questo va benissimo, ma invece la medicina, quella che deve curare malattie croniche, quella dovrebbe ricordarsi che esiste l'omeopatia, le piante, le diete, i digiuni, le logge energetiche, queste cose qui che andrebbero integrate con intelligenza in questa medicina. Io adesso ho una specialità in medicina dello sport, oltre che in odontoiatria, da 2 anni che sto iniziando a lavorare come medico sportivo. Sto vedendo elettrocardiogrammi dalla mattina alla sera. Borderline vuol dire a limite. Però un cinquantenne che borderline è come dire un ponte, sì, passa, non lo so, il borderline può darsi che crolla. E gli infarti e gli ictus sono la prima causa di morte. Quindi io mandare via uno borderline non mi piace tanto. Certo. Però se vado a seguire i protocolli classici, i primi pazienti li ho mandati da 5 diversi cardiologi, tutti con gli stessi protocolli con medicamenti importanti. Non voglio entrare nel dettaglio su quello che ho fatto, che farei, che farò per equilibrare questi squilibri cardiaci, ma ci sono cose molto interessanti, tipo le calcificazioni delle arterie che disturbano l'attività cardiaca. E poi, come diceva il mio amico presidente di un'associazione di cardiologi, Mauro, la Via, che adesso è in Paraguay, ormai ha 70 anni ed è andato là ad aiutare la gente in difficoltà, dice: il cuore non si ammala mai, si ammala la periferia. Se sei troppo grosso, affatica. Se su una cariola metti 100 kg, la cariola si rompe, non è un problema della cariola, è un problema di 100 kg. Che l'hanno distrutta, è così, se hai la pancia grande, se il cuore ha difficoltà, se sei in tensione emotiva, il cuore è in difficoltà, quindi dall'alto e dal basso abbiamo delle influenze importanti sul cuore.
però nuovamente non voglio entrare nel dettaglio, anche perché l'argomento che hai trovato tu è quello lì, ormai ci stanno, è un altro, ormai ci stanno distruggendo, e l'ho detto nel 2006 con Euroschiavi, un libro che ha avuto quel nome, a mio avviso, fortunato, perché anche qui è difficile esprimersi, perché non si può, perché è vietato tutto quello. D'altra parte la storia la fanno i vincitori, quindi leggevo stamattina le guerre che hanno fatto. Trump è stato il primo che non ha iniziato una guerra. Un'amica che è andata a fare militare là, adesso in pensione, dice da quando c'è Trump noi l'amiamo perché non è morto più nessuno dei nostri, non ha iniziato nessuna guerra. Il premio Nobel di prima ne ha iniziate sette, Trump neanche una. E c'era la lista su questo articolo delle guerre, delle nazioni bombardate dagli americani, no? Dalla Corea, il Vietnam, la Libia, America e NATO, insomma. Mancava una grande nazione che è stata bombardata in lungo e in largo, creando molti più morti di quello che hanno creato i nostri poi diventati nemici, ma alleati. Con un gran tradimento abbiamo voltato Gabbana, e i più grandi bombardamenti che abbiamo avuto in Italia sono stati fatti dagli americani. E uno si chiede perché ha bombardato Verona, perché ha distrutto Monte Cassino, d'accordo, per stanare qualche tedesco che c'era lì, ma ci sono storie che stanno venendo fuori adesso delle porcherie che hanno fatto gli americani e purtroppo quelli che adesso non vanno, spero, più di gran moda, che sarebbero i partigiani, che in parte hanno fatto cose belle, in parte hanno fatto oscenità. E da quel giorno al governo c'è la mafia, perché tutti sanno che in Sicilia le varie roccaforti che devono difenderci dagli sbarchi degli alleati non hanno subito un colpo, perché gli italiani hanno tradito, hanno lasciato atterrare gli americani dalla Sicilia, mentre arrivavano. Cioè, mio bambino mi sta facendo vedere che bravo a fare la caca. Vili, bravo, grazie, che bravo. Sì, ma non buttarla per terra. Chiedo scusa, un secondo solo, ho un problema tecnico. Sì, bravissimo, bravissimo. L'Italia è salva. Quanti ne hai di figli in tutto? Tre. Ma ce n'è anche Uno, due, tre. grande, però. Come? Scusa? Ce n'è anche qualcuno di grande? No, io ho cominciato tardi perché la mia vita è dedicata a capire la scienza e aiutare il mondo, come dice mia moglie. Eccoli qua, uno, due, il terzo non so dov'è. Dov'è Willy? No, Fiodor. Ah, Fiodor è di là, insomma, vabbè, sono in tre. Eccolo qua. No, saluto, ciao. 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 Ok, scusate, non c'entra niente. Io fino a 60 anni, ho, no, 50, 55, mi sono dedicato a uno a capire, insomma, medicina, la mente, il corpo, poi un po' l'economia. E la famiglia l'ho fatta in ritardo. Poi mi sono accorto a 55 che mancava la famiglia, e lì mi è venuta una grande tristezza. E Tu hai rimediato subito. come se abbiamo rimediato una. Sei partito tardi, ma hai ripreso la media degli italiani abbondantemente. Ma sì, come quantità, sì. Spero anche come qualità, perché e chiaramente tirarli su è difficile, si vorrebbe fare tante cose, c'è tanto da imparare da sti bambini. Tornassimo indietro, va bene. Allora, a mio avviso è entrata la mafia al governo perché gli accordi li hanno fatti con, si chiamava Gallo, mi sembra, sto mafioso di New York, si sono messi d'accordo con la nobiltà italiana, con la massoneria italiana, e hanno tradito i tedeschi. Prima è stata la prima guerra mondiale, per cui mio prozio era colonnello della Wehrmacht, Croce di Ferro, e non parlava molto bene degli alleati. Raccontava anche storie dei bersaglieri. Vabbè, e quindi da quel momento la mafia c'è stata là. Ora, mafia che tutto sommato io spero che nessuno mi dici, ma dovrebbe aiutarci in questo momento. C'è una massoneria che ho incontrato delle persone della massoneria estremamente valide, etiche, corrette, però sono nascosti come i topi. Venite fuori, no? Venite fuori e portate l'etica che tanto sbandierate, no? La fratellanza, l'unione, la giustizia, no? Fratelli d'Italia, si sa, l'Italia l'hanno fatta i massoni. Tornate fuori i massoni, tornate fuori anche mafia, 'ndrangheta, tutte quelle robe lì, non le deviate, quelle che sciolgono le bambine nell'acido, ma quelle che difendevano gli italiani, specialmente nel sud, dalla prepotenza dei Savoia, che hanno distrutto più che così.
E quindi in questo momento dove il nemico è esterno, questo globalismo che ci vuole distruggere, ma che è riuscito, quello che ci meraviglia, parlavo con Fabio Franchi, e lui diceva, Antonio, io pensavo che fossero delle tante bufale dell'OMS, no? Tipo l'aviaria, la suina e quell'altra, invece stavolta sono riusciti veramente a coinvolgere, c'è chi dice corrompere, che non si può dire, tutto il mondo, in credere che questa influenza sia veramente partita dal pangolino che si è mangiato lo struzzo, non so cosa la storia, con quello che è salito sull'aeroplano e venuto fino qua. Questo è un complotto, quindi quando ci dicono di complottisti, lo dico, i complottisti sono quelli che dicono che questo virus è partito da qualche parte ed è arrivato qua in aeroplano. Comunque adesso ci stanno distruggendo, non so se segui, in America Trump ha subito una serie di truffe elettorali scatenate con Dominion, che era questo software creato da Chavez, il governatore del Venezuela, che l'ha fatto per vincere le elezioni, e da 10 anni fa è diffuso in tutto il mondo, pare anche in Italia, per regolamentare le elezioni. E come ben sappiamo, il problema è che i media non si vede bene. No, non ti si sente, mi si blocca. Vabbè, dai, continuiamo. Eventualmente lo taglio qualche piccola parte dove dove sei bloccato. Va bene. Ah, chi ne mazza zu bitte? Ich muss so machen das Fernsehen. Ich bin am Computer. Bitte mach zu. Bitte ausmachen. Tut mir leid, ich muss. Ihr müsst drüben spielen. Nein, ihr müsst drüben spielen. Ich muss der Francesca. Ich habe ein Interview. Ich muss mit dir reden. Va bene. Adesso si sente bene, no, Francesca? Sì. Adesso va bene. Sì. Ma non so quanto siano interessanti queste cose, sono abbastanza scontate. Sì, no, d'accordo, sì, ma infatti io volevo, cioè, era più che altro per introdurti nel fatto che non tutti sapevano che sei produttore di euroschiavi. E con il discorso invece di quello che adesso è la SARS-CoV-2, al di là di raccontare qualche aneddoto che mi raccontavi ancora in primavera, ancora marzo, quando ci siamo sentiti, eccetera, poi ho visto che hai fatto quindi questa intervista, per cui i nostri amici sicuramente l'hanno vista. Una cosa che mi chiedevano invece, al di là di dove viene, chi l'ha creato, eccetera, eccetera, sappiamo benissimo che è una sindrome influenzale, magari un po' più critica delle solite. Potresti anche dirci eventualmente, secondo te, se una persona dovesse essere messa in modo un po' critico, cioè dovesse cominciare, secondo te che cosa faresti tu domani, che ti accorgi fra 15 giorni, un mese, che vabbè, noi sappiamo che disegniamo, che magari ci prendiamo qualche prodotto omeopatico, cose qui, però alle persone che cosa si potrebbe dire? Bambini, alle persone cosa si può dire? Dunque, Kinder, bitte geht's weg. Schaffst du es bitte, den weg zu bringen? Alle persone, cosa si può dire? È difficile per me esprimermi senza temere un attacco dell'ordine dei medici. Io saprei chi... Io, cioè, non so, mio figlio... Adesso poi qualsiasi cosa dici, saltano, perché quella roba lì? Ma ti dico, faccio un esempio. Dunque, 30 anni fa i batteri erano tutti cattivi. Poi abbiamo scoperto che ci sono i batteri intestinali, la flora batterica, no? Figurati, in America fino a 2 anni fa andava di grandissima moda mangiare feci di paziente sano, no? Perché ti crea la flora batterica, o le mangiavi o le mettevano su per il sedere. Esatto, sì. Siamo arrivati adesso all'opposto, che all'autobus non devi neanche guardare, che devi mettere la mascherina. Cioè, quindi la flora batterica... è seguita da una flora funginea e da una flora virale. No, queste tre flore fanno parte di noi, e senza quelle siamo morti, perché, perché queste palline che ti fanno vedere, se riesco a condividere forse lo schermo, ti faccio vedere una cosa divertente sul SARS-CoV, visto il microscopio elettronico, queste palline con le contropalline, che è la coroncina, sono tutte le cellule di informazione nucleotidico che ci sono nell'organismo, sì, grandissima parte sono così, ci sono le extracellular vesicles, gli endosomi, gli esosomi, i plasmidi, ci sono
viste nel scopo elettronico, sono tutte uguali. Quindi queste robette qua che servono a comunicare dentro della cellula, fra le cellule, possono essere benissimo risultato e non la causa di un problema di salute. Cioè, se tiri sotto un gatto e dopo due giorni è morto e puzza, sì, da dove sono venuti e trovi un brulicare di un qualcosa, non è che sei venuto da fuori, oppure il morto che lo metti nella bara, lo stagni, lo chiudi, poi c'è i vermi c'erano già dentro, cioè noi siamo pieni di microrganismi, no? E quindi... I quali intervengono come spazzini quando serve. Bravo, come pesce cani che fanno bene, chiaramente se poi ti mangiano fa male. A un certo punto se si sviluppano quelli sbagliati, ed è da vedere ancora quant'è contagiosa sta roba, qua parlavo con Fabio Franchi, dico scusa, ma se tu mi dai un chilo di coronavirus e lo sbatto in faccia a qualcuno, questo sia un chilo, mi fa lui, un grammo, questi qua non hanno isolato niente, non hanno isolato assolutamente nulla, quindi è difficile buttare in faccia, mentre stafilococchi, streptococchi, assolutamente sì, quindi questi microorganismi, no? I virus sappiamo che non sono organismi, ma sono delle informazioni non viventi che si attivano all'interno delle cellule, questi qua riesci a duplicarli, a vederli, a creare poi la patologia col virus, così. Ma mettiamo che ci siano questi virus cattivi che vanno in giro e tu mi chiedi cosa faresti, io non so, uno a casa è un discorso, un ospedale un altro, ero in contatto ad aprile con un medico, dottor Chang, di uno dei tanti ospedali. Qui volevo portarti a quel discorso della vitamina C di cui avevamo parlato. Quello lì mi diceva, io in cura, in terapia intensiva, 360 pazienti, me ne è morto uno fino adesso e a tutti faccio vitamina C endovena. 50.000 milligrammi, cioè 50 grammi, mezzo etto di vitamina C sciolta, sì, endovena. E mentre entra vedo la saturazione dell'ossigeno come migliora, nel momento in cui blocco la goccia che scende vedo che torna a peggiorare, quindi è talmente evidente. Fantastica, quindi è proprio l'evidenza, proprio c'è, cioè, la stupidina, non costa un tubo, in Italia non la trovi, fa le pascole. Io ho fatto un ciclo l'anno scorso, mi sembra che fossero 10 o 15 grammi, perché endovena. Endovena. Non avevo patologie particolari. E lo hanno fatto anche un gruppo di persone, sempre di Salus Bellatrix, seguendo la terapia d'Abramo, no? Quindi con la vitamina C e altre cose. E sì, comunque tutti quanti hanno avuto dei riscontri. Quindi posso solo immaginarmi quanto possa essere utile in un momento in cui ti trovi in una situazione particolare poter avere queste terapie sotto mano in ospedale invece che ti... Ma sì, ma poi l'ozonoterapia, Amato Del Monte fa ozonoterapia, c'è un collega, hanno due macchine di ozonoterapia, tira fuori il sangue, metto ozono, lo metto dentro. Sì. Poi la camera iperbarica, sì, che adesso sono però chiuse paradossalmente per il SARS, no? Però un'altra cosa forse che vorrei dire è che qui c'è, un'altra cosa che vorrei dire è che mio figlio, quello grande, due anni fa eravamo al mare col camper in Grecia, avevano avuto un'otite perché abbiamo fatto un mese in spiaggia, stava sempre in acqua e di notte gridava ai ai ai, male male, mia moglie che è anestesista, bene antibiotici, venotite, superfora il timbro, no, facciamo digiuno secco, non mangiamo, non beviamo, che quel trattamento che ho imparato in Altai fra la Siberia e la... Ti invidio questa uscita in Siberia. È stata molto bella e l'ho anche descritta in modo molto divertente ed è piaciuta, non l'ho tentato, ogni tanto mi fermano per strada. Ma è stata, io trovo che bisogna... Poi mi ha raccontato che cosa hai fatto e facevi, va bene. No, niente di... Non lo so, niente di ripetibile. Di ripetibile forse è l'approccio un po' innovativo che poi forse andrebbe ripetuto con l'acqua fredda, perché quello che dopo tre giorni cominci a vedere scalmane, io penso perché non evapori, sai la mia passione per Santoro De Santori e con l'evaporazione. Santoro descriveva l'influenza autunnale primaverile, come le nonne dicono, se d'autunno ti copri troppo tardi e se in primavera ti scopri troppo presto, ti becchi l'influenza, non è che arriva il virus, il batterio cattivo, ti becchi l'influenza. Cosa vuol dire? E Santoro nel 1480, il medico di Venezia, descrive cosa succede. Succede che quel colpetto di freddo, lui descrive in particolare il colpo di freddo sulla schiena che arriva mentre ceni, che l'imbrunire, descrive anche in modo pittoresco queste situazioni che però tutti noi viviamo, no? Come il cuscino di notte te lo giri perché lo vuoi fresco. Altra cosa importante, tra l'altro c'è un cuscino che si raffredda con del peltier, che è una cosa molto simpatica. Quindi se non evapori la notte,
Allora aumenta lo scirro, in questo scirro vanno in putrefazione le sostanze che non riescono a avere un metabolismo, al microscopio elettronico probabilmente vedrai virus, al tampone vedrai qualcosa che forse non va, perché i tamponi riconoscono alcune sequenze nucleotidiche, non certo le 300 del coronavirus, però l'evaporazione diminuisce, il peso aumenta di mezzo chilo, poi il giorno dopo un chilo, e lì sai che sta per arrivare la febbre, che serve il migliore viricida, la febbre serve a eliminare ciò che non va bene. Nella clinica sul Tegernsee, dove c'era anche Bob Marley, sono andato a frequentare per un po', lì ti facevano iniezione di latte endovena per creare febbre, no? Quindi febbre certamente da non eliminare con tachipirina e cose. E quindi quello che dice Filonov in Siberia, dove sono andato appunto, e dice, anzi in Altai, che fra la Siberia e la Mongolia, diceva a me è venuta una bronchite, sono cascato nell'acqua andando a pesca in autunno, avevo la moto, ero mezz'ora da casa, sono tornato indietro con un freddo boia, anche perché lassù non è che faccia tanto caldo, anche d'estate, e mi sono preso una bronchite. Il mio cane è andato nella cuccia, non ha voluto né mangiare né bere per una settimana. Io l'ho copiato, l'ho imitato. Il cane dopo 5 giorni è uscito contento, Willy Peter Hoff. E io ho fatto lo stesso, lì ho cominciato a scoprire la magia del digiuno secco. Ho visto che c'erano varie cliniche in Russia che la utilizzavano, e tra l'altro ho frequentato la Russia per alcuni anni cercando appunto queste cose che erano sfuggite ai comunisti, queste medicine antiche. Ne ho trovate alcune, non tante, anche gli americani hanno fatto terra rasa. E appunto a Leonardo, che aveva l'otite, ho detto no, oggi facciamo digiuno secco. Lui ha accettato, aveva 7 anni o 6, e tutto il giorno non mangiare e non bere. Era caldo, 40 gradi così, eccetera. La sera si mattina ha detto non mangiare senza bere, la notte non ha più gridato, e la mattina dopo ha detto posso fare ancora un giorno. Abbiamo fatto ancora un giorno, l'otite gli è passata per 2 settimane e poi è tornata. Però una terapia così, che senza mangiare e senza bere, cosa ha vista come un'eresia incredibile, perché bere bisogna. Se non bevi, che ne so, ma in questo caso non mangiare e non bere, dice Filonov, diciamo, non permette di svilupparsi batterie e virus, e anzi stimola l'organismo a assorbire ciò che non va, in questo caso lo scivolo. Io che comunque sono 35 anni che pratico il digiuno, praticamente il digiuno secco l'ho scoperto anch'io 2 o 3 anni fa, quando è uscito il libro, quello piccolo e poi quello grande, che me li sono acquistati, e mi si è aperto un mondo, perché in realtà, sai, è radicato... Quanti giorni hai fatto? Si apre un mondo, sì, che quanti giorni hai fatto? No, io poi ho letto i libri e quindi ho percepito il messaggio, che è un messaggio positivo, e quindi ho eliminato quella credenza che ci hanno inculcato in cui... E quello è importante, succedono dei cambiamenti epocali, li chiamano. Io sono riuscita a fare solo 36 ore, però non mi ci sono messa neanche tanto di... Se tu riesci a fare 3 giorni, al terzo giorno arrivano di sotto le scalmane. Al terzo penso... o al quinto? Al terzo o al quinto? La prima crisi dovrebbe arrivare verso il... No, al terzo. Al terzo. Io ero in montagna 2 anni fa, quando facevo le prove da solo, senza essere andato là, no, 3 anni fa ormai. E non ho mangiato un giorno, non ho mangiato un giorno, ho mangiato 2 giorni. Chiaramente il problema è sempre i vicini, gli amici, i parenti, la mangia che muori, eccetera, prove. E al terzo giorno sono andato a letto e io dormo sempre con la finestra aperta, era 5 sotto zero, e ho cominciato a venire caldo, ho buttato via una coperta, dopo un po' altro caldo, ho buttato via un'altra coperta, ero con la lenzuola, un po' quando boia, orpo, le crisi, le scalmane, non so. Ma un caldo terribile, un caldo che quando lo senti venire da dentro, tra l'altro ti dà una sensazione molto particolare, perché ti senti come una bomba atomica che genera energia da non sai dove, no? Sì, ho aperto la porta. Le donne lo conoscono un po' sta storia. Ecco, simile a quello che avete voi poverine, no? Quando così. Apro la porta e c'era così di neve fresca, stava nevicando, dei fiocchi grossi così, e come fantozzi mi sono buttato nella neve fresca a nuotare nella neve. Perché avevo caldo. Mi sono buttato poi a letto con la neve ancora sulla schiena e faceva sì, so, sa. Mi sono addormentato felice. Il giorno dopo sono andato a sciare, in maglietta, era 8 sotto zero. Quella me l'hai raccontata, me la ricordo. Che poi, mi fa, copriti che sei vecchio e fai schifo. Appena ho rimangiato la sera, non ho avuto più caldo, il giorno dopo ho sciato coperto e imbacuccato. Quindi il cambiamento è un cambiamento fondamentale con questo giorno secco che
certamente non viene ben visto. L'altra cosa, come sai, che ti ho detto, che è arrivato a Venezia in aeroporto, salgo in macchina, era notte, prendo gli occhiali e vedo che non mi servono più. Io ho lavorato per 10 mesi senza occhiali, né da vicino né da lontano, adesso ho ripreso, vedevo 20 centimetri, adesso sono tornato, sono andato 40, dovrei rifarlo, lo faccio ogni tanto, però sono pigro, e va fatto in ambiente protetto, fino a non venuto in Italia è difficile perché ti arrestano per molto meno, sì, e sì. Quindi bisogna farlo da qualche parte. Quello che va aggiunto a mio avviso sono questi bagni in acqua fredda, con acqua molto pulita, perché il corpo diventa assorbente e l'acqua deve essere pulita. Beh, ma però lui, cioè, voglio dire, io che ho letto attentamente i libri, anche quello bello grosso, cioè, dicevano che per essere ancora più potente, tu se fai digiuno per una settimana non ti lavi per una settimana, cioè non tocchi neanche l'acqua. Questo è quello che dice lui. Quando parlo con la mia amica Tamara, con cui ho collaborato per 10 anni, adesso è sparita, è andata a Mosca, e poi... ero a Mosca 5 anni fa e dice: Tamara, ci vediamo? Non posso venire perché sono in Cremlino. E che cavolo fai a Cremlino? Curo moglie di Putin, vecchia moglie brutta cicciona, appena eliminato verme grande così, mi portato sul piatto di oro. Ah. E quindi stava lavorando. Una volta mi fa: vieni con aeroplano, parto da Venezia 2 ore e vado a trovare Abramovic. Quindi è entrata in quel giro di ricconi, perché hanno stimato questo suo modo di lavorare, che era un modo nuovamente disintossicante. Lei mi dice: non è vero, non devi bere acqua. Filonov dice: neanche lavarsi i denti, dice: non devi bere acqua, ma l'acqua che segue l'andazzo inverso, ovvero entrare dalla pelle, l'intestino, membrana sempre permeabile, assorbe ma anche elimina, no? Dopo un po' che fai digiuno continua a eliminare feci. Come mai? Perché l'intestino ti fa assorbire le cose che non vanno e fa rimanere il lume intestinale e le elimini. Kinder, könnt ihr bitte flöten gehen auf der anderen Seite? Ist das möglich? So schwer für mich zu reden. Geht doch hinüber, da hat sie das frei für euch. Traduzione, andate per piacere via. Ecco. E quello che ho visto io è che invece il freddo, ne parlavo con la Tamara, e la Tamara dice: Filonov non vuole fare i bagni freddi, vuole fare i bagni freddi di notte, perché comportano uno scombussolamento totale dei ritmi circadiani, ovvero se dormi di giorno e si sveglia di notte. E questo, dice, a lui dà fastidio, perché poi di notte deve prendersi cura di voi, quindi preferisce, insomma, sì, Tamara, che è una che, come tanti russi, vede sempre la truffa, essendo loro un po' abituati con i sotterfugi e così, vedono l'imbroglio dappertutto. Quindi, avviso di Tamara, Filonov non usa il freddo, i bagni freddi durante il giorno, perché è difficile gestire 20 persone, ognuno ha i suoi problemi, quello che viene per strada, quello che ha dei crampi, quello che... Sì. Dai numeri russi, no, erano molto duri, russi, ma c'erano europei, uno che ha abbandonato, un'altra che si lamentava continuamente, insomma, devi sapere che è una cosa dura, una cosa però che... Io avevo continuamente sabbia in bocca, diceva: stai decalcificando. No, quindi io ho fatto gli esami, poi mia moglie era preoccupata per i reni, attivando in casino i reni, ho fatto fare gli esami in una farmacia, gli esami che fai rapidi per l'urea e gli acidi urici, sono tornato, non c'era niente, oh, ma qua non c'è più, cosa è successo, non è più... Io da quando ho letto quei due libri là, quei due anni fa, sono fascinanti, no? Esatto, perché sono riuscita a entrare nel ragionamento. Quando tu capisci che cosa succede all'interno della cellula, che lui te lo spiega benissimo, e tutto il processo, capisci, insomma, che, sì, che è vero. Solo che prima di scardinare tutti i vecchi stereotipi, come una volta, io mi ricordo 20 anni fa, 25 anni fa, ho fatto 13 giorni di digiuno. Io sono arrivata al massimo a 13 giorni solo, però lavoravo anche 18 ore al giorno, non sono mai stata a casa, non mi sono mai fermata. Dopo 13 giorni ero anche un po' stanca, perché dovevo far da mangiare anche per 4-5 persone, non ho mai assaggiato niente per 13 giorni, capito? E tutte le persone invece, quando ne parlavi: oh, cosa, ma stai scherzando, 13 giorni senza mangiare, ma come si fa? E adesso anche quelli che sono abituati al digiuno, quando gli parli del digiuno secco, in realtà mettono gli stessi paletti che si trovano davanti quando tu parli del digiuno normale. Quindi si tratta di spostare un po' più là il paletto, che per noi è semplice, perché basta che uno mi faccia capire il ragionamento, che hai anche una piccola prova, perché
basta provare, insomma, che 36 ore non c'è nessun problema, uno non soffre, non ha tutte queste grandi cose, e quindi secondo me è una cosa da... Infatti ho cominciato da allora a divulgarlo, è una cosa da portare avanti, sì, perché è molto potente la difesa. Sì, due cose poi da dire, che l'acqua è piena di robe che non vanno. Ah, sì, beh, d'accordo. No, a parte il calcio che tu ti bevi, ti fanno fare da quanta gente va a Abano a fare la cura per i calcoli, e peggiorano i calcoli, perché se l'acqua a calcio peggiora. Io a Abano ci vado se voglio fare un bel tuffo in piscina calda, che me ne sto. Ecco, sì, quello sì. Non ho mai fatto altro in vita mia. Va bene. Ascolta, io mi ricordavo anche che tu dicevi che lo sappiamo che tutta questa cosa delle emergenze è stata pompata e tutto, però uno dei primi discorsi validi li avevo sentiti da te, che ti erano derivati da tua moglie ed erano stati fatti anche da quel medico svizzero, in cui diceva che tutto questo problema degli ospedali era dato anche perché da un anno all'altro, cioè dal 2019 al 2020, era cambiato anche il modo di approcciarsi nelle terapie intensive verso coloro che entravano e che erano in determinate condizioni. E quindi allora, allora, per me è una manovra che è cominciata 5 anni fa, credo, non so, non posso dimostrarlo, con la distruzione del sistema sanitario. Quello sì, e quello fa parte del... La Serracchiani è stata un esempio classico, arrogante, supponente, di una con la lingua molto molto lunga, che però ha distrutto quello che c'era ancora da distruggere. Ora pensa che Udine ha 1.200.000 abitanti, un mese fa era bloccata con 22 persone in terapia intensiva. 22 persone. Bravo, prima con Marco Decker, che è l'imprenditore che fattura 2 miliardi, ha detto scusa, ma a Udine non potremmo avere... non potremmo avere... Ha appena costruito una torre a Mosca, non so, di 700 metri. È difficile avere una struttura che non so, per 200 persone, no? Perché adesso a Udine pare che ci siano nei vari reparti intensive, no, ci sono 180 persone, no? 180 persone, no? Niente, che cazzo? Niente, sì, sono... No, ma allora, dov'è? Sì, ma non hanno questo, non hanno quello, pensa che per me la mia fattura... Tanto il parcheggio, già mi sono vergognato, il parcheggio, se tu arrivi, medici... Oh, un medico di terapia intensiva, uno che deve stare lì 12 ore, ti arriva uno con l'elicottero che sta crepando... E devi salvargli la vita e devi essere presente, non può essere stanca, malnutrita. Lavoravano in, non posso neanche dire questo, magari esce, magari mi denuncia quello dell'ospedale, però cazzo, non hanno le coperte, no? Erano su, l'altro anno lavorava in ginecologia col sudore che gocciava sui pazienti perché l'aria condizionata era rotta. Cazzo, siamo nel 2000, abbiamo delle situazioni, non hanno pagato uno straordinario né ai medici né agli OS. Potevano aumentare il personale, non si sa bene perché l'hanno aumentato, le istruzioni per questi benedetti CPAP, come si chiamano là, questi cosi, sì, tirare su del personale è difficile, ma sono tante cose che puoi fare prima, no? Lo zono, gli hanno fatto un mazzo così per il protocollo, per il comitato scientifico, mi raccontava quello che li fa con coso, mi raccontava la difficoltà di essere omologati su sta roba, no? Poi, poi quando avevo il procedimento disciplinario dei medici di Udine, il presidente, che adesso non è più, sono le elezioni nuove, e mi fa, io sono un anatomopatologo, per cui guarda Antonio, sono d'accordo con te che le autopsie le hanno vietate ed è stata ed è stato un disastro. Io come anatomopatologo non posso dirti niente perché ti sto facendo un procedimento disciplinare, quindi forse quando l'hai detto io non potrei dirti che non andava detto, perché sono le prime cose che devi fare quando c'è una moria, no? Però se dovessi essere d'accordo su tutto quello che hai detto, io dovrei dimettermi dall'ordine dei medici. Faccio, scusa, mi sembra un po', sì, un po' un conflitto di interessi, tu mi devi giudicare, ma non puoi giudicarmi perché se mi dessi ragione devi... Quindi, e poi i protocolli, c'è chi dice ben di più di me, io non ho coraggio di dirlo, e poi non lo so, perché anche la Pamela mi sgrida, dice, sai, la difficoltà è grande quando c'è uno che entra che non respira, che diventa blu, che il torace va dentro, quando respira cosa fai? Ma è a monte che devi fare qualcosa. Certo. Lo stesso digiuno, come ho detto prima, no? Sei intossicato, sì, ma da cosa? No, di cosa sono morti? E che ne so di cosa sono morti? Ma solo in tre ospedali sono morti 4, in tanti. A Udine la situazione, mi hanno detto, Non è allegra, ci sono problemi, ma che cosa hanno fatto? Nessuno può dire le vaccinazioni o no, ma le vaccinazioni sono molto buone, sono molto belle, vaccinatevi tutti quanti con l'influenza, mi raccomando, vaccinatevi, che le influenze vanno bene,
Però lo sanno tutti che possono, se non altro questo riconosciuto, che possono creare azioni anticorpali, che possono dare cross reazioni, che possono peggiorare un'eventuale altra infezione. Ovvero se io faccio un vaccino e quindi creo una piccola malattia, gli anticorpi che creo possono interferire con una, col Covid che arriva. Non so se ho spiegato, ma sono spiegato in termini, penso siano citati dal mondo scientifico. Quindi vaccinazioni, certo non sono da fare così all'arrembaggio, poi solo se... Se uno sta bene e non si è già un po' malato, perché può precipitare la situazione, deve essere sostenibile. E poi bisogna vedere cosa c'è in sta cazzo di vaccino, no? Perché quella è la problematica, perché io mi ricordo... Non sai cosa c'è, ma stai 10 anni a farne uno, questi li hanno fatti 9 mesi, e quindi chiaramente è una roba strapilottata, tutto il coso politico che c'è dietro, una porcheria fenomenale, ma non mandare in giro, non respirare, non... Poi come sono riusciti? Prima Johnson lì diceva all'inglese che bisogna andare in giro, contagiarsi, cosarsi. Poi è cambiato completamente, dicono che si è ammalato, in 4 giorni però è guarito miracolosamente, da quel giorno anche lì stessa roba, ma li pagano, li minacciano, non so cosa li fanno, ma sì, sono veramente bravissimi. Abbiamo fatto una bella conferenza sulle 31 coincidenze del coronavirus ed è venuta fuori anche tutta questa roba qui dei capi di Stato. Francesco Uno, e quindi quello del, non so, della Lituania, non so dove, ha detto prima ha dato 50 milioni, ha detto di no, poi mi ha dato 900, tanto il Fondo Monetario Internazionale cosa ne frega. Sì, non so degli altri, sappiamo. Quello l'ha messo, no? Quindi, certamente anche i nostri sono stracorotti, perché non possono essere così deficienti da creare, fino al 21 puoi andare. Ah, in Austria è molto figo. In Austria anche il piccoletto, il ragazzino che è presidente, se tu vai a sciare, puoi andare a sciare, però se arrivi dopo il 19, che tutti lavorano fino al 19, arrivi sul posto di sci, non puoi andare in albergo, devi avere già la casa, che non ce l'hanno tutti, però da quando sei arrivato devi farti 2 settimane di quarantena in casa, guai se esci, e dopo 6 gennaio puoi uscire e puoi andare a sciare, sì, il giorno in cui rientri, ti devo dare il culo. Sì. Io ho parlato oggi con mio figlio, ogni tanto lo sentivo, ma lo sentivo anche a marzo, aprile, lì lui è in Finlandia. Ah. E praticamente lì pochissimi usano le mascherine, intanto il governo ha detto usate, questa primavera non ha detto niente, adesso dicono usate le mascherine, però non è né obbligatorio né niente, vedi tutta la gente che va via senza mascherine, lo usano, lui adesso ha cominciato a usarla in un centro commerciale, ma fino all'altro giorno non la usava, lavorava in un ristorante, perché tutti i titolari del centro commerciale si sono messi d'accordo per far mettere queste mascherine, ma se non le metti non c'è nessuno che ti viene a prendere, insomma, e non mi sembra che abbiano i morti che camminano per le strade. Quindi per rispondere alla domanda che hai fatto prima, se tu dovessi consigliare a qualcuno come comincia a stare male, è quello che si faceva con l'influenza, la nonna, quello che diceva la nonna, che non posso dire, ma la nonna che è sbagliato perché bisogna prendere medicine, diceva latte, miele, rum, vai a letto, ti copri, fai un bagno caldo fino al collo per 20 minuti, finché sudi, poi vai a letto, ti copri con il lenzuolo ancora umido, ti copri e quell'evaporazione che avviene, quel torpore benefico da cui ti svegli come una bambina rinata, no? Bellissimo. Che non me lo ricordo più, perché non siamo costretti dalla vita che facciamo a farci l'influenza in piedi, lavorando, cioè ne so anch'io com'è. È bella quella lì, perché anche tutto l'affare emotivo che c'è dietro, no? Questo sogno, questi incubi che si hanno, queste allucinazioni che hai anche quando hai la febbre, no? E ti portano via anche tutte le cose in realtà biologiche brutte, sono successe, per cui lava via un po' tutto, no? Quindi quella roba lì è una cosa importante, poi togliere più che dare, no? Sì. Perché siamo intossicati, allora non mangiare, nuovamente guai non bere, però io l'ho fatto e a me è stato... Vabbè dai, un grappino ci sta poi, se hai l'influenza. Tra l'altro, assolutamente sì, io penso assolutamente di sì, no? Vabbè. Ma non mi intendo, non sono bravo, però tutto quello che porta ossigeno... Sì. Quindi l'ozonoterapia, tiri fuori sangue, metti ozono, metti dentro. Già quello dei cambiamenti incredibili. Mentre lo fai puoi aggiungere vitamina C, la fa una farmacia di Milano, la vitamina C endovena, in commercio io non l'ho trovata, le faceva la Pascoe. Non si trovano, li deve ordinare a Milano, te le ordinano con la ricetta del medico e te le mandano. Sì. Quindi quello lì, poi chi ha le camere? Sto pensando, è un'assurdità, cioè tutti gli ospedali dovrebbero avere la loro scorta sempre rinnovata, perché oltre che a questo, anche qualsiasi altra cosa che ti capiti, che sia molto grave, che sia, sai, la prima cosa intanto arrivi dentro una bella flebo, sì, non è, ci sono... Il Pauling l'ha detto, l'ha descritto in tutte le minestre, però è troppo semplice, vedi, tu sei...
troppo semplice, troppo economico e queste cose qua. E quindi... quindi quello lì porta dentro ossigeno, no? Poi le camere iperbariche, per chi le ha, nei centri che le hanno, le camere iperbariche sono a mio avviso fantastiche perché portano ossigeno in profondità. Ok. Poi un'altra cosa, che tutto quello che porta ancora ossigeno, di cui forse in questo caso non posso parlare, però sto riscoprendo la qualità magica dell'acqua ossigenata. Ah, sì, sì. Sono dei lavori molto belli che, se vuoi, ti mando. Vabbè. E l'acqua ossigenata, a mio avviso, è veramente una cosa fantastica. E io poi mi piace lavorare con l'acqua distillata per decalcificare, disintossicare quando si beve. Poi il digiuno secco, a mio avviso, è bellissimo. D'altra parte, quello che chiedevano i match una volta, se non dà di corpo, galo fame, se non hai fame, non mangiare, però noi aggiungiamo a non bere, perché anche a me dicevano sempre, ci credevo, il succo di frutta, no, bevi, se sei malato, poi siccome la febbre devi bere. Invece l'esperimento da fare per chi vuole, fatelo intanto per un giorno, non tutti sono matti come me che lo fanno per 10, di cui 7 secco il digiuno, o come te che ne fate giustamente 13, però chi vuole provare per un paio di giorni mangiare e non bere, che è una cosa che neanche non dà fastidio, perché quando stai male non hai voglia di, provate a farlo, poi vedete come stare. Io ho seguito dei pazienti così, mangiare e non bere. Guarda, io mi sono un po' intossicata negli ultimi anni, poi sai, c'era anche mio marito che si era ammalato e così, però un anno e mezzo, un anno fa, ho fatto una settimana, praticamente, di digiuno, ma è perché ero arrivata in un momento che veramente non riuscivo, mi alzavo la mattina, dolori pazzeschi ai piedi, alle gambe, non riuscivo a camminare. No. Il quarto giorno di digiuno, il quinto giorno io mi sono alzata volando. È quello, no? Però noi medici non lo possiamo dire, no? Se diciamo che siamo ridicoli, che in terapia intensiva fare digiuno, eccetera. Quindi questo è quello che prepara. Ma ascolta, finisce nel 2025, no? Finisce quando saremo tutti vaccinati, quando finirà sta roba? Adesso ti sto facendo una domanda da sfera, cioè io non ce l'ho, e non ce l'ho. Però giusto per così. Ma se vince Trump penso che cambino le cose, almeno credo, a parte il fatto che oggi parlava di vaccinazioni, che già la Pfizer ha fatte quelle buonissime, eccetera, eccetera, quindi, però non obbligatorie, quindi forse... Lui è un tattico, se dicesse non voglio le vaccinazioni, quegli altri gli sparano, perché come diceva un freelance come te che fa queste cose qui, per me Trump è un uomo morto che cammina, perché già 6 mesi fa parlavano, come già sapessero, che non ci sarà più Trump, ma ci sarà quell'altro, no? Quindi se verrà Trump, penso che il Covid sparirà immediatamente, credo, almeno in America, perché lui l'ha detto, se torno di nuovo su, il Covid sparirà immediatamente, perché è un problema più che altro mediatico. Io sono giornalista, come forse sei anche tu, sono stato 2 volte a riunioni dei giornalisti, ho detto scusate, ma oggi ogni giorno muoiono 1600 persone, oggi probabilmente sono morte 600 di malattie cardiovascolari, 500 di cancro e gli altri 150, quello che è, di qualcos'altro, risulta che siano morti, se è vero, 20 di Covid. E oggi sul nostro giornale locale ci sono 20 pagine tutte sul Covid. Sì, mi sembra un po' di esagerare, no? Perché di alcol muoiono di più, di incidenti, di suicidi adesso muoiono, che nessuno ne parla. Quindi perché tutte queste pagine per così? Risposta: ci siamo salvati le ossa con questo Covid. Ogni volta che pubblichiamo vendiamo tanto. Immagino, perché la gente ha paura, guarda la televisione, si beve. Capito, ma tu giornalista pubblichi sta roba perché vendi tanto. Ma stai creando dei problemi spropositati, no? L'allarme, sono 5 anni di galera. Sempre fatto, hai trovato una persona sincera che perlomeno te l'ha detto, cioè voglio dire. Hanno sempre marciato sulle notizie, su certe cose per fare più vendite, ma commercialmente lo fanno tutti, cioè le case farmaceutiche sono come i giornalisti, cioè quello che mi fa vendere, faccio tutto quello che mi serve per vendere di più, basta. In America, per fortuna, io mi chiedevo sempre come mai Trump, che è così ricco, non si fa il suo Facebook, perché come sai Zuckerberg adesso l'hanno... convocato i senatori, spero che lo arrestino, si parlava di arrestarlo perché ha fatto cose scorrette, quell'altro di WhatsApp uguale, cosa sto dicendo, non mi ricordo più, come mai Trump non si è fatto su Facebook, cosa gli costa? Non si è fatto su Twitter? Adesso si sta facendo su televisione, cioè sto seguendo 3-4 televisioni, se vuoi ti do il link dopo, ma probabilmente neanche tu,
in televisione finalmente senti le notizie giuste, no? Cioè, ti dicono come sono stati i brogli, che vede questi qua, che a un certo punto Biden e Trump andavano su così, Biden era più giù di 10%, no? Improvvisamente hanno chiuso la sera del 3 novembre le elezioni, bloccato tutto, sono arrivati i camion con le schede tre quarti false, finte, di morti, di 30 volte quello con le firme così, e vedi che va su un picco in un minuto di 150.000 di qua, 30.000 di là. Pare che in Louisiana sono partiti tutti i senatori Dem con 35.000 voti. No? E la Powell, che è questa avvocatessa militare che sta prendendo in mano le difese di Trump assieme a Giuliani, no? Ha detto non è mica Monopoli che parti con $500. Di qua sono partiti con 35.000 voti. Bene, il Texas la Corte Suprema del Texas non ha accolto la causa che gli ha portato Giuliani, non ha neanche aperto la procedura, no? Giuliani ha detto: noi abbiamo le prove che sono stati rubati 150.000 voti, che sono sufficienti per mandare 10.000 sopra Trump e quindi farlo vincere. La Corte Suprema non ha neanche accettato. E questo, torniamo al problema di euroschiavi. Come dice mio amico Tita, che tu mi sembri conosciuto, che ha 65 anni, che ne ha viste di cotte e di crude, ha visto brogli elettorali. Ma io devo dire, al di là del blocco, devo farmi un altro giretto una volta, dai, là da voce, sì, così sì. E lui mi ha sempre detto: ma la giustizia non c'è, perché non è la giustizia, noi pensiamo ancora a ciò che è giusto. No, nella politica, nuovamente, il discorso della guerra di prima, finita la guerra, hanno ragione gli americani, quindi gli altri sono brutti e cattivi, se vincevano i tedeschi, brutti e cattivi erano gli americani. Quindi è lo stesso, no, al governo. Come supporto hai i giudici, abbiamo visto con Palamara che bello che è, i giudici di destra, i giudici di sinistra, momentaneamente sia la stampa che i giudici sono soprattutto di sinistra. A me un PM ha detto una volta, siccome ho fatto quell'associazione che facevamo i calcoli usurai alle banche, e così mi fa: dottore, la smetta, durante un processo contro la Banca Popolare di Milano mi dice nell'orecchio: la smetta di denunciare le banche, non le manderò mai in galera. Questo è stato un PM. E c'era vicino anche il Tita come testimone, quindi lì del Texas non accoglie neanche le mozioni con le prove giurate, testimoni, filmati, dove sti qua portano i sacchi di voti, li sbattono dentro la macchina che fa tru 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 25 volte con la stessa scheda con su scritto Biden, no? Non accolta neanche. Quindi a questo punto ce l'abbiamo in quel posto veramente, no? Allora, come uscirne e quando uscirne non si sa, ma ti dico, l'unica è Trump che cambi, spero, le cose, perché in giro per il mondo chi ha i giornali ha vinto le televisioni, perché la gente è purtroppo stupida. Cioè, quello che sto vedendo è veramente meraviglia, e non pensavo che ci fosse tanta gente cretina intorno. E il corona è veramente uno stupidometro, perché come fai a dire a uno che fino all'altro anno ci si stava vicini, adesso improvvisamente lo guardi con sospetto, perché anche il sano può essere un untore. Ci sono messo in testa l'untore sano, ci sono messo il malato sano, cioè stanno veramente rincoglionendo, e quindi la gente deve svegliarsi. Sto vedendo talmente tanta gente idiota in giro, però anche riconoscendo gente piacevole, gente con cui si può condividere, tanti medici, c'è l'ANPAS di Luca Speciani, che probabilmente conosci, un'altra che è nata adesso appunto con Oliviero, che si chiama Mille Medici per la Costituzione, assieme a Mille Avvocati per la Costituzione, perché anche gli avvocati, con i giudici, subiscono i problemi simili, no? Finché rubi una gallina, ok, ma quando vai a cose più grandi la risposta è politica, no? Il grande viene protetto, le banche vengono sempre protette, qui poi a Udine c'era un'omertà nei confronti delle banche incredibili, e quindi sapere che siamo schiavi, non solo euroschiavi, ma schiavi di questa dittatura mondiale, che tra l'altro aveva riconosciuto, perché mio zio, poi quello della Wehrmacht, ti faccio vedere il quadro là che c'è la croce di ferro, mio zio quello lì, poi ha creato il partito che poi è diventato quello di Haider, cioè il partito in contrapposizione al comunismo, poi dilagante, perché avendo persa, diciamo, la destra, tutto quello che era sinistra, lo vediamo con i partigiani qui da noi, lo vediamo, pensa, l'ha scritto, eccetera, e non si può parlare di fascismo, si può dire che Mussolini ha fatto cose giuste, non si può dire perché è un delinquente. E così anche lì è successo in modo uguale. Aspetta, cosa volevo dire? Non mi ricordo più. Che tuo zio aveva creato appunto questo partito.
fatto questo partito in contrapposizione a quello che c'era, e lui dice che lui mi raccontava com'è andata, che Hitler ha chiesto più volte agli inglesi di unirsi a lui, e la guerra gliel'hanno fatta secondo lui gli altri, però questa è già una roba condivisa, ma certamente contestata dai più. E il tentativo di Hitler era quello proprio di opporsi a ciò che adesso invece ci troviamo fra i piedi, questo potere predominante economico e culturale anglo-americano che ci sta distruggendo, perché Hitler combatteva contro quello che è stata la Repubblica di Weimar dopo che avevano perso la prima guerra col tradimento italiano, e i tedeschi erano messi in ginocchio, la banca è diventata americana come al solito. I debiti di guerra erano tali, non mi ricordo quanti milioni di marchi ogni anno, per cui i tedeschi veramente mangiavano pane lardo. È arrivato Hitler col supporto dei Rothschild, probabilmente per creare quel casino, più morti ci sono meglio è, per finire una situazione in cui gli americani, come nella prima, sono entrati all'ultimo momento con i bombardieri, con tradimenti e casini, accordi diplomatici, chiamiamo per dietro, per cui hanno ripreso in mano la storia, col piano Marshall ci hanno debitati il resto della vita, hanno piazzato 120 basi americane, quindi quello che Hitler non è riuscito a fare, ovvero bloccare la prepotenza, la predominanza anglo-americana, adesso ce la troviamo fra i denti, come un altro tradimento dei comunisti, no? Che non sono comunisti ma sono globalisti, quindi hanno tradito, come dice mio amico Rino il contadino, i comunisti ci hanno tolto dai paglioni, però non voto più da 30 anni perché adesso ci hanno fregati, si è accorto anche lui. E quindi i comunisti sono diventati globalisti e paradossalmente e la destra è diventata quella che protegge l'imprenditore. Così. Quindi l'interesse di sti qua è di avere, continuare questa invasione con i confini che sono dei colabrodi. L'altra settimana sono entrati in Puglia i clandestini, cioè, va bene Lampedusa, va bene la Sicilia, tra un po' arrivano a Venezia col barcone, no? Quindi i confini neanche non ci sono più. Quindi di fatto la guerra culturale c'è, perché nessuno neanche sa in Italia che le battaglie che sta facendo Trump, che economica c'è, perché le banche, come stavo dicendo prima, in Germania, appena finita la guerra, gli americani hanno messo la loro banca lì, Hitler ha creato la banca poi del popolo, ha finito la guerra senza un euro di debito pubblico, perché denaro lo creava senza chiedere in prestito niente a nessuno, senza creare titoli di Stato. Ma tu sai, per esempio, adesso ci sono persone che dicono ma noi non vorremmo questo, no? Ci sono delle persone che si sono creati degli asili, in luoghi un po' così, c'è l'homeschooling, c'è questo, c'è quello. Ma certo. Qualche realtà interessante che sta nascendo, come... E ce ne sono tante, a mio avviso sono molto valide, no? Perché anche nelle scuole non si sa bene cosa succede, no? Col transgender lì, con quelle porcherie che insegnano i ragazzini, in parte le scuole sono, poi dipende sempre dall'insegnante, no? Però da noi ci sono non so quante, ma anche noi volevamo andare bambini lì, però poi non sai come sta di dietro, no? Io lavoro a tempo pieno, ma io lavoro a tempo pieno, bisogna riuscire ad andare via, io difatti ai miei anni anche, quindi se potessi e se potrò, andare via un anno qua, un anno là, in posti un po' così, è una cosa che indubbiamente andrebbe fatta. Mm-hmm. Le realtà lì ci sono, il problema poi se adesso obbligano a vaccinare sarà un disastro, non so, vediamo come va. Io spero solo che vinca, come speravo ai suoi tempi che vincesse Grillo, ha vinto, poi invece ha usato con grande vergogna questa vittoria per portarci in bocca al potere mondiale, così speriamo che Trump non faccia lo stesso, ma per adesso vedo l'unica quella roba lì. Tra l'altro Ivanka veniva a Udine, l'avevo conosciuta per caso, perché era in una model agency dove io bazzicavo un po', e niente, brava, era slovena di un paese qua vicino. Ok. Bene, allora ti ringrazio di questa chiacchierata, abbiamo fatto questo bel regalo agli amici di Salus Bellatrix e abbiamo onorato anche questa volta il nostro 13, poi il prossimo anno chissà se riprenderemo, cosa faremo, bisognerà vedere, intanto la nostra missione di 11 anni di conferenze del 13, non abbiamo saltato un mese in 11 anni. Complimenti. No, ti fa un onore incredibile, sono felice che oggi è il 60°. Ti fa un onore veramente
incredibile creare cultura. Sarei più felice se fossero solo 50, ma insomma va bene anche 60. Beh. Va bene 60. Un bacione. Effettivamente pensavo anche ultimamente che, cioè, sono veramente felice di non esserci quando si arriverà alla schiavitù completa. Mi dispiace per i miei figli, i nipoti, quelli che restano, però ti piange il cuore perché sono 30 anni, 40 anni che dico, cioè quando dicevo 25 anni fa, attenzione che quando nasceranno i bambini saranno tutti microchippati, verrà un momento, ti prendevano per il culo, perdonare il francesismo, e arrivare al pensiero che potremmo vedere proprio con i nostri occhi neanche più il microchip, ormai ce lo schiafferanno dentro con il vaccino e sarà per sempre, cioè non è una bella sensazione. Comunque, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, la nostra missione l'abbiamo svolta. Io non so perché, non, io se avessi 30 anni di meno penso che correrei un po' di pericoli, perché non sopporto questa violenza che stanno distruggendo. Un fiore, quando un bocciolo lo puoi distruggere facendo così. E così anche i bambini, se li crei questi casini, non li dai. Effettivamente, se ci pensi bene, stanno puntando proprio alle nuove generazioni. Ormai i vecchi li facciamo fuori, casomai li vacciniamo tutti, così ce ne liberiamo un po' di più, no? E poi cominciamo con i bambini e andando avanti ci saranno queste generazioni sempre più assoggettate. Comunque io ho poca speranza, di la verità, perché ultimamente vedendo proprio l'imbecillità generale delle persone intorno... Questo è il problema, gli imbecilli. Il problema è la gente cretina. Perché basterebbe, ai nostri tempi andavamo per le strade, ti dico, non sono un 68, sono venuto 2 anni dopo, però andavamo all'università, andavano, io no, non mi interessava, ma... andavano in giro a tirare i San Pietrini. Adesso i ragazzini basterebbe buttassero via. Non dico di farlo, tenete le mascherine, sono importantissime assolutamente, però se volessero ribellarsi basterebbe che tutti quanti buttassero via le mascherine. C'è un gesto non tanto pericoloso neanche. No? Sì, è molto pericoloso perché c'è il virus che è terribile, che vi ammazza, però dico, più pericoloso prendere i San Pietrini e tirarli al poliziotto che poi ti tira il lacrimogeno, no? Quindi difatti le scuole le tengono, penso, chiuse anche per quello, perché fra i 16 e i 18 anni la gente comincia a pensare, i ragazzini sono idealisti, e probabilmente qualche movimento ci sarebbe di rivoluzione contro questa schifezza, no? Bene. Grazie. Buona serata, caro saluto a tua moglie e ai tuoi bellissimi bambini, e tanti cari saluti anche a tutti gli amici di Salus Bellatrix. Arrivederci. Con tanta stima a tutti, ricordo con piacere quella volta da voi, è stato gente intelligente che faceva belli interventi. Bacioni, grazie. Sei giovanissima, sei bellissima. Grazie, ciao. Grazie, ciao.